Da lunedì 3 ottobre Pinerolo si è dotata di un nuovo strumento di contrasto alla violenza sulle donne con l'apertura del centro di ascolto del disagio maschile. Noi siamo partiti dall'idea che è importante impegnarsi su questo fronte per riuscire a creare delle relazioni affettive diverse tra le persone, per creare un nuovo modo di essere uomini nelle relazioni con le donne. E anche sull'onda dei fatti che succedono, in particolare oggi è ritenuto un problema importante di salute pubblica che coinvolge la salute di tutti. Per questo siamo arrivati, dopo un percorso significativo, all'apertura del centro di ascolto, l'abbiamo chiamato del disagio maschile, rivolto agli uomini autori di violenza. Siamo tutti volontari e abbiamo diviso un po' i compiti. I volontari che non hanno una formazione professionale in campo psicosociale faranno l'ascolto e l'accoglienza in sede, l'ascolto telefonico e l'accoglienza in sede. Le persone, abbiamo anche volontari, psicologi, assistenti sociali, faranno i colloqui di valutazione e il percorso e il training antiviolenza. L'utenza del centro sarà reperita attraverso la collaborazione con diversi enti e istituzioni del territorio. Pensiamo di sensibilizzare in particolare gli avvocati quando hanno una difesa di un uomo che ha commesso un reato di violenza, perché facciano degli invii al centro. Anche le istituzioni giudiziarie, in particolare l'ufficio di esecuzione delle pene esterne, perché possano combinare delle pene alternative alla carcerazione. E quindi, partendo da un fatto di tipo legale, arrivino a maturare una consapevolezza rispetto al problema ed riescono ad assumersi le proprie responsabilità rispetto ai comportamenti che hanno adottato. Siamo stati a parlare con il capitano dei carabinieri di Pinerolo, che comanda tutta la compagnia, quindi anche le stazioni periferiche rispetto a Pinerolo, e siamo stati accolti con molta disponibilità. Questo ci ha gratificati, nel senso che anche loro hanno bisogno di risorse a cui inviare questi uomini a cui si trovano, perché loro entrano nelle famiglie quando ci sono dei comportamenti violenti, dei fatti di questo tipo, e quindi hanno sempre l'esigenza di sapere a chi rivolgersi, perché loro hanno determinati compiti, non hanno il compito di offrire delle opportunità a queste persone. E ha offerto la sua collaborazione, ci ha fornito tutti i riferimenti delle stazioni, dei carabinieri, del Pinerolese, e quindi sarà una collaborazione importante. Il percorso prevede una serie di incontri che punta alla presa di coscienza da parte degli autori di violenza e alla sua conseguente rimozione. Inizialmente si prevedono una serie di colloqui di valutazione, di accoglienza, in cui verrà valutata la situazione della persona. In seguito si propone un training che viene denominato training antiviolenza, una serie di incontri, per la precisione 29 incontri con cadenza settimanale di durata di 2 ore circa, su temi che riguardano i vari aspetti della violenza, a cominciare dalla definizione di violenza e nei suoi vari aspetti e forme. Dopodiché si lavorerà insieme, sempre in gruppo, sul tema dell'assunzione delle proprie responsabilità, partendo dall'idea che i comportamenti violenti sono comportamenti appresi e come tali possono essere cambiati. Oltre al training, un problema che l'esperienza ha messo in evidenza sono le ricadute, le recidive. Allora noi pensiamo che sia importante continuare
a sostenere la persona nel tempo per aiutarlo a consolidare un nuovo stile di vita libero dalla violenza. L'associazione Liberi dalla Violenza, che gestisce il centro, ha programmato una serie di appuntamenti sul territorio per far conoscere il progetto e reperire fondi per finanziarlo. Una serie di incontri che verranno svolti con le altre associazioni impegnate nel campo della violenza contro le donne, che sono Svolta Donna e ANLIB, dove verrà messo in evidenza l'esperienza di queste associazioni che si sono occupate delle vittime della violenza, e alla luce della loro esperienza cercheremo di spiegare come sia importante occuparsi anche degli uomini autori di violenza, perché si è visto dall'esperienza che gli interventi puramente repressivi, anche se giusti, non risolvono il problema, e quindi bisogna offrire, è importante offrire agli autori di violenza delle opportunità di cambiamento. E poi il 21 ottobre ci sarà il primo evento che abbiamo organizzato presso il Tiglio di San Secondo Miradolo. Ci sarà un grande ballo occitano e le offerte che verranno raccolte saranno devolute al centro d'ascolto.